Ringraziamo moltissimo Marco Valvalli per essere venuto. Come sapete tutti quanti, oggi c'è la chiusura di Più Libri Più Liberi, lui viene da là, tutti quanti veniamo da là e diciamo molto del mondo editoriale oggi sta là. Marco Valvalli penso che lo conosciate tutti, specialmente diciamo per i suoi libri con Sellerio, però forse quello che si sa un po' di meno è che lui nasce e cresce come chimico computazionale, anzi anche il tuo primo libro è nato, mi sembra, durante il dottorato, anche il primo giallo che lui ha scritto per Sellerio. E per cui questa volta finalmente invece parla di un libro di chimica e lascio a lui la parola. Grazie. Qua. Salve, buongiorno. Allora, dunque, devo. No, scusa, non vorrei poi fare danni per. Va bene? Per quale motivo una persona che scrive gialli a un certo punto sente il bisogno di scrivere un libro che parla di chimica? Il motivo è molto semplice, cioè che ultimamente i chimici hanno sviluppato una specie di mania di persecuzione nei confronti della loro disciplina, cioè ultimamente nell'immaginario collettivo, questa cosa che esiste solo nella testa di Walter Veltroni e di tutte le... È questo immaginario collettivo, è di Enrico Ghezzi, esiste un po' la percezione che la chimica sia una scienza cattiva. Il chimico inquina, il chimico distrugge, il chimico avvelena, il chimico quando è privo di lavoro spaccia. Uno dei cattivi più efficaci degli ultimi 10 anni è Walter White di Breaking Bad, che è un chimico scarso, perché io se dovessi eliminare un mio avversario non lo sceglierei in un acido, lo sceglierei in una base, perché è molto più efficace, molto più veloce. Però c'è questa percezione, Ali il chimico, tutti personaggi molto 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 pericolosi. In realtà diciamo, la mia disciplina, la disciplina che mi ha formato come persona è una disciplina un po' diversa. Però per parlarne io preferisco appunto innanzitutto cominciare a dire quali sono gli strumenti, i mezzi, i cacciaviti e le chiavi inglesi mentali che il chimico utilizza di solito nel proprio lavoro, e uno di questi cacciaviti lo introduciamo subito. La signora prima ha fatto un gesto pericolosissimo. La signora... Io. Esattamente, cosa ha fatto? Ha bevuto. Che cos'era? Antiacido, capisco. La capisco, ha fatto un gesto molto pericoloso potenzialmente, ma... Ecco, io ho un oggetto qui vicino a me che, se assunto in quantità adeguate, potrebbe uccidere tutti noi. È l'acqua, esattamente. Non intendo annegamento, intendo ingestione. Se qualcuno di noi bevesse circa 15 litri di acqua in un giorno solo, 10-15 litri, andrebbe incontro a una condizione abbastanza sgradevole che si chiama iponatremia. Praticamente la concentrazione di sodio nel sangue si abbassa fino a causare un'encefalite che risulta quasi sempre letale, la cosiddetta morte del maratoneta. Cioè, capita ai maratoneti statunitensi che prima della gara, capita quasi sempre negli Stati Uniti, perché dove da noi si beve un bicchiere d'acqua, loro bevono una bottiglia, si fa tutto di più negli Stati Uniti. Bevono 2 litri d'acqua prima della maratona, 2 litri d'acqua durante la maratona, 4-5 litri d'acqua dopo la maratona per reintegrare. Addio. Allora, il primo concetto base attraverso cui ragiona un chimico è un concetto talmente scemo che è necessario ribadirlo in continuazione: è la quantità. Cioè, per qualsiasi organismo complesso, il nostro corpo è un organismo complesso, una fabbrica è un organismo complesso, la nostra atmosfera è un sistema complesso, la quantità che viene assunta, o che viene introdotta, che viene tolta, è cruciale. Di qualsiasi oggetto, di qualsiasi componente si parli, anche dell'acqua, che è il componente base della nostra vita, senza acqua non ci potrebbe essere vita,
Bene, se beviamo troppa acqua, e non stiamo parlando di ordini di grandezza, o meglio, sì, di un ordine di grandezza, 10 invece di 1, rispetto all'1-2 litri d'acqua che dovremmo bere tutti i giorni, ne beviamo 10, ecco che iniziano dei casini. Soprattutto questa quantità, lo impara abbastanza presto un chimico, è un qualcosa di non lineare. Il comportamento di qualsiasi sistema rispetto alla variazione di una quantità di solito è non lineare. Cosa significa non lineare? Significa questo. Mettiamo che io mi butti da una finestra che è a un metro d'altezza. Cosa succede? Beh, atterro con una certa violenza. Ora, il danno che mi faccio buttandomi tre volte da una finestra che è a un metro d'altezza non è pari al danno che mi faccio buttandomi una volta da tre metri di altezza. Abbiamo un rapporto di non linearità. Buttarsi una volta da tre metri di altezza può essere definitivo. Buttarsi tre volte da un metro forse mi slogo una caviglia, ma devo stare molto 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 disattento. Quindi il primo concetto attraverso il quale ragiona un chimico è un concetto apparentemente stupido, apparentemente banale, ma che molti si scordano: la quantità. E questa quantità non è linea, la variazione di una quantità non è quasi mai non ha quasi mai delle variazioni lineari con la quantità stessa. Sarebbe come dire, appunto, io oggi aspetto, per darvi un'idea di quanto può essere assurdo ragionare in termini lineari quando si tratta di organismi, un ragionamento tipicamente lineare è il ragionamento che dice che siccome Marco Malvaldi è nato e si è svegliato ogni mattina, e ogni mattina, ogni sera è andato a dormire, ogni mattina si è svegliato, e questa cosa è successa per circa, mi sembra, 8.000 giorni a partire dal giorno della mia nascita, beh, se ne può dedurre tranquillamente, visto che non sono morto ancora, che sono immortale. Ecco, questo è un tipico ragionamento lineare. Lo prenderei con una certa, diciamo così, prudenza. Primo, quindi, utensile mentale, la quantità. Secondo utensile mentale, quello di cui parliamo oggi, e poi parleremo di qualcosa che appunto nel libro non c'è, perché se no uno si annoia anche, è la qualità. Cosa intendo per qualità? Se io vi dicessi che io oggi ho mangiato del cianuro e che mi sento benissimo e che prevedo in quantità abbastanza ingenti, si parla di grammi, mi credereste? Mi sento benissimo, ho mangiato oggi a pranzo e mi sento bene e prevedo che non mi succeda niente fra poco. Sto mentendo o sto dicendo la verità? Sto mentendo? No, sto dicendo la verità, assolutamente. Vede, ho mangiato del cianuro di allile, perché cosa è successo? Ho mangiato dei cavolfiori. Allora, i cavolfiori contengono questa particolare molecola, il cianuro di allile, dove il gruppo CN, che è lo stesso, apparentemente lo stesso gruppo che se è legato al potassio in un cristallo ionico in quantità di picogrammi cisternina, se è legato a un gruppo allilico, quindi con un legame covalente non ionico, se c'è proprio, hanno lo stesso maglione, non si tengono semplicemente per mano, bene, questo stesso gruppo è assolutamente innocuo quasi per il nostro organismo. Cianuro di potassio significa che appunto il gruppo CN caricato negativamente, il gruppo potassio K caricato positivamente, se messi in acqua si sciolgono, danno origine a una dissoluzione ionica, quindi gli ioni CN- sono liberi di andare in giro e di legarsi alla nostra emoglobina, quindi soffocandomi. Il cianuro di allile invece è semplicemente legato molto fortemente a un gruppo organico insaturo e non può fare assolutamente niente, sta lì, buono buono e tranquillo. Sembra un concetto abbastanza semplice, eppure quanti di voi hanno sentito che alcuni vaccini sono pericolosi perché c'è il mercurio? Una delle cose per cui molto spesso gli ignoranti, mi passerete il termine, dicono che i vaccini sono pericolosi
è che c'è il mercurio. Beh sì, i vaccini, in alcuni vaccini, molti vaccini, c'è il mercurio, però non c'è del mercurio metallico, o c'è un sale di mercurio, noto come thimerosal, che viene messo come conservante. E viene messo come conservante perché nei paesi del terzo mondo non si possono mandare le fiale singole di vaccino, costerebbero troppo questi vaccini, si fanno dei boccioni da 10 litri e viene messo del conservante. Il thimerosal è un sale di mercurio che il nostro corpo, così come lo ingerisce, lo elimina direttamente. Io non vi consiglierei mai di mangiare o anche solo di annusare del mercurio metallico, sarebbe una grossa idiozia, è uno degli oggetti più tossici che esistano. Addirittura alcuni composti del mercurio sono più pericolosi del mercurio stesso. Alcuni composti organici del mercurio sono in grado di trapassare i guanti di lattice del laboratorio, di trapassare il derma e nel giro di 2 mesi di farvi dei grossi danni a livello encefalico. Il thimerosal, poverino, come lo mangiate, va tranquillamente via. La qualità, oltre alla quantità, è un elemento fondamentale perché un gruppo chimico ha una natura diversa a seconda della molecola alla quale è legato, esattamente come nel linguaggio comune delle sillabe hanno un significato diverso a seconda della parola in cui stanno e della posizione in cui stanno. Molto spesso il suffisso A è privativo, ma non è che abete significhi senza abete. Ecco, è esattamente la stessa cosa. Cianuro di che? Parliamone e vediamo. La chimica è un linguaggio ed è, come tutti i linguaggi, un'approssimazione. Quando vedete quei disegni di molecoline meravigliose con carboni, azoti, idrogeni, non sono sufficienti per capire cosa quell'oggetto può fare. Sapere quali sono i gruppi funzionali, sapere quali sono gli atomi, sapere che atomi ci sono quasi sempre da un'informazione molto parziale. Sapete quanto pesa una determinata molecola e basta. Se la sapete disegnare e dividerla in gruppi funzionali, sapete già qualcosa di più. Potete inferire più o meno se è un acido o una base con una certa buona approssimazione, potete immaginare che abbia un'attività biologica, ma assolutamente non quale, potete vedere se reagisce alla luce in un certo modo o meno, ma non potete andare più in là. Per andare più in là è necessario sapere come si distribuiscono gli elettroni intorno allo scheletro di questa molecola. Quando voi vedete una molecola disegnata, sarebbe un po' come vedere lo scheletro di una persona e sentirsi chiedere: questa persona è un atleta o un uomo sedentario? In certi casi si può dire non è un atleta, mettiamo, che so, a questo scheletro manca una gamba, è estremamente probabile, anche se non certo, che questa persona non sia un atleta. Ma per sapere se è un atleta o meno avete bisogno della struttura muscolare. Se vedete una struttura muscolare molto definita, molto forte, io vi chiedo: questa persona è un atleta o meno? Si può già rispondere di sì o di no con una certa quale efficacia. Bisognerebbe anche sapere quanta massa grassa ha intorno. Quindi quello che vedete quando vedete una molecola disegnata, quando vedete rappresentazioni di questo tipo, per esempio, ci metteremo un pochino, ecco qua, si parlava del thimerosal, questo oggetto è uno scheletro. Sapere che cosa fa, che cosa può fare una molecola, guardando solo la sua formula di struttura, è più o meno chiedersi cosa può fare un essere umano guardando solo lo scheletro. Le sue proprietà atletiche sono difficilmente inferibili, le sue capacità di ragionamento molto probabilmente ancora meno. Detto questo, innanzitutto chiaramente io qui parlo a ruota libera, se qualcuno di voi ha domande, dubbi, se in qualsiasi momento io dico qualcosa che lo incuriosisce o che stiamo parlando, io volevo parlare con voi di una caratteristica abbastanza buffa che
è la caratteristica che mi ha fatto pensare al titolo, perché l'architetto dell'invisibile? Perché c'è una caratteristica che i chimici considerano importantissima e che lega in qualche modo l'esattezza, la matematica, alla bellezza, ed è la simmetria. Una delle prime caratteristiche che un chimico guarda di una molecola è la simmetria. Perché? Perché le molecole, una molecola singola da sola è invisibile. Le molecole a occhio nudo non si vedono. Quello che possiamo fare è vedere come le molecole, un certo numero di molecole, modificano la luce che le colpisce. Un esempio, avete presente i meravigliosi colori di alcuni insetti? Se per esempio prendiamo appunto gli scarabei, molti scarabei hanno un colore delle elitre o del carapace che è un verde brillante. Da dove viene quel verde brillante? Beh, voi immaginatevi che appunto il carapace, non so se si chiama carapace a livello scientifico, esatto, diciamo il guscio dello scarabeo è fatto di molecole che sono impaccate fra loro in maniera cristallina regolare, quindi molecole che sono impilate fra loro come una credenza piena di piatti. Allora, che cosa succede se abbiamo degli oggetti che sono disposti nello spazio in modo regolare? La luce, che è un'onda, arriva e colpisce singolarmente ognuna delle molecole o degli atomi che formano queste molecole. Dopodiché parte di questa luce viene riflessa, scatterata, diffusa via e se ne va. La luce che se ne va è appunto una lunghezza d'onda complessa, è luce che arriva mettiamo dal sole, quindi ha tante lunghezze d'onda, c'è la frequenza del blu, la frequenza del rosso, la frequenza del verde e così via. La luce che esce da questo sistema quindi ha tante lunghezze d'onda diverse. Ora immaginiamoci che queste lunghezze d'onda, questa è una luce che abbia una data lunghezza d'onda, esca, dopo essere stata riflessa, rimbalzando su ognuno di questi atomi, da qui, da qui, da qui, da qui, per dirigersi in questo punto. Cosa succede? Durante il viaggio, se le due onde hanno un punto di partenza diverso, si origina un fenomeno che è l'interferenza distruttiva. Le due onde non sono in fase, viaggiano in controfase o in fase differente, per cui alla cresta di una corrisponde la valle dell'altra. La risultante sarà un'onda nulla. Tante onde di frequenza diversa, ma che hanno origini di frequenza uguale, scusate, ma che hanno origini in punti diversi, si annullano. Dove c'è una valle, c'è un monte, dove c'è un minimo, c'è un massimo, la risultante è un casino, a meno che la lunghezza dell'onda non abbia una qualche relazione precisa con la distanza dei punti dai quali si diparte. Se la lunghezza d'onda è in relazione precisa con questa distanza, ecco che le onde che partono da punti differenti sono in fase e quindi l'interferenza da distruttiva diventa costruttiva e si salva solo una lunghezza d'onda, si salva solo un colore che dipende, fra l'altro, lo si nota facilmente, dall'angolo con cui guardiamo la superficie, perché questa distanza cambia se io mi metto qui e quindi le onde devono viaggiare in questa direzione, o qua, e quindi le onde devono viaggiare in questa direzione. Il rapporto fra lunghezza d'onda e distanza della sorgente cambia. Quindi, come sono disposti gli oggetti nello spazio ha una enorme importanza per il modo in cui interagiscono con la luce. La cosa si può vedere facilmente anche vedendo altri oggetti. Se prendiamo un diamante e un pezzo di grafite, sono entrambi fatti di carbonio, solo esclusivamente carbonio. Il diamante è carbonio in forma tetraedrica, è una piramide fatta da tanti, diciamo una piramide a base triangolare, sono tante piramidi a base triangolari incollate le une sulle altre. Risultato: se mandiamo la luce su un diamante, non succede assolutamente niente.
se mandiamo la luce su un pezzo di grafite, che sono tanti piani di celle esagonali di carbonio, il carbonio è disposto in piccoli esagoni, tipo cellette delle api, e questi piani sono incollati l'uni sugli altri, otteniamo un colore nero. Il modo di interagire della luce con questi del carbonio grafite e del carbonio diamante è completamente diverso. C'è poi una seconda caratteristica che è molto curiosa, e questa riguarda invece appunto la simmetria che un oggetto ha. Per simmetria intendo il numero di elementi in cui posso dividere un oggetto. Mettiamo che un oggetto come la mia faccia ha grosso modo un solo elemento di simmetria, un asse che divide la mia faccia in due metà. Diciamo grosso modo perché ognuno di noi ha una faccia che non è perfettamente simmetrica, ma se la mia faccia fosse ideale potrei prendere la mia faccia e dividerla in due metà esattamente opposte. La mia mano, per esempio, non ha questa caratteristica. La mia mano non ha elementi di simmetria. Infatti, le mie due mani, la destra e la sinistra, sono l'immagine speculare l'uno dell'altra, ma non sono queste due immagini speculari sovrapponibili. Io non posso sovrapporre esattamente l'immagine speculare della mia mano alla mia mano. Fare questa operazione è illegale, perché questa non è un'immagine speculare, è un'immagine ruotata. Se fate caso, è un'immagine speculare e ruotata, è una rotazione impropria. Quindi io non posso prendere l'immagine allo specchio della mia mano e sovrapporla alla mia mano, ottengo due oggetti differenti. Oggetti di questo tipo in chimica si chiamano chirali, e la chiralità ha due effetti. Uno è prettamente diciamo di interazione con la luce. La chiralità, un oggetto chirale è in grado di ruotare la luce polarizzata. Cosa significa questa parola molto minacciosa? Avete mai usato degli occhiali Polaroid, occhiali da sole con filtri polarizzanti? Sono occhiali che funzionano semplicemente passando al pettine la luce che arriva. La luce che arriva dal sole viaggia su onde, abbiamo detto. Però queste onde non sono polarizzate, cioè ci sono delle onde che viaggiano su questo piano, così, onde che viaggiano su questo piano, così, onde che viaggiano su questo piano, così, hanno una cosiddetta polarizzazione sferica. Qualsiasi piano circolare, qualsiasi piano voi prendiate, c'è un'onda che viaggia su quel piano. Gli occhiali Polaroid non fanno altro se non passare al pettine queste onde, per cui l'onda che viaggia in questo senso non passa, l'onda che viaggia in questo senso non passa, passa molto poco, l'onda che viaggia in questo senso passa perfettamente. Infatti se voi prendete due lenti o due occhiali Polaroid e li mettete l'uno perpendicolare all'altro, quello che ottenete è il buio totale, non è un pochino meno di luce, non è la metà dell'intensità luminosa di prima, è proprio un blocco completo. Allora, questa la luce, abbiamo detto, ha una polarizzazione circolare se è luce, diciamo, normale, luce termica, luce che viene dal sole. Si può produrre invece anche luce polarizzata linearmente, appunto basta mettere un filtro polarizzatore, un Polaroid. Si ottiene quindi una luce che viaggia su un piano. Se questa luce che viaggia su un piano incontra un bicchiere pieno di una sostanza chirale, quindi mande, se questa sostanza chirale è destrorsa, il piano della luce polarizzata viene ruotato, quindi uscirà da questo bicchiere ruotato di un certo angolo. Se la sostanza è sinistrorsa, quindi la stessa molecola, ma l'immagine speculare della molecola di prima, il piano verrà ruotato dell'angolo opposto. Sembra un giochino abbastanza inutile, cosa chi se ne frega se una molecola viene ruotata da un lato o da un altro? Il chi se ne frega diventa decisamente molto meno deciso quando scopriamo che una sostanza chirale a conformazione R può avere un effetto di un dato tipo sul nostro organismo e quella di conformazione S un effetto nullo o diametralmente opposto oppure molto più pericoloso. Un esempio
di quelli, sono proprio gli antiacidi, o meglio, e tutte le molecole che finiscono in prazolo, omeoprazolo, esomeprazolo, i cosiddetti inibitori della pompa protonica. Un gruppo di questi inibitori, mi sembra l'esomeprazolo, è diventato abbastanza famoso perché? Perché l'esomeprazolo S aveva un effetto di inibizione della pompa protonica, cioè oggettivamente funzionava da antiacido. L'esomeprazolo L aveva invece un effetto di esaltatore della pompa protonica. Quello che veniva venduto in farmacia, in bustina, come generico, era il racemo, conteneva sia L che S. Cioè era come comprare una bustina con dentro camomilla e caffè, in parti uguali, e bersela. Non conveniva a nessuno. Oggi come oggi non succede più, la rassicuro. L'hanno scoperto. Ci sono casi un po' più drastici. Il caso più brutto in assoluto è il cosiddetto caso del talidomide. Talidomide era un farmaco antinausea che veniva venduto in Europa negli anni 70-80 perché appunto serviva per evitare la nausea della gestante, la nausea gestazionale. In Europa, negli Stati Uniti non è mai stato venduto perché una impiegata della FDA, della Food and Drug Administration, notò che non erano stati effettuati test in vivo sul prodotto otticamente attivo, purificato otticamente attivo, e disse: no, questo oggetto non è mai stato testato in vivo, quindi non lo possiamo commerciare. Nonostante pressioni di case farmaceutiche in mani, questa donna, della quale in questo momento mi sfugge il nome, ma se cercate su internet talidomide FDA trovate tranquillamente tutta la storia, è stata premiata come eroe dello Stato o qualcosa del genere da Bill Clinton negli anni 90. Questa donna in modo molto pragmatico disse no. Le portarono anche i casi in cui era stato studiato l'effetto del solo talidomide, di uno solo di due isomeri, e lei disse no. Lo studio deve essere completo. Praticamente era stato studiato solo l'isomero R, non era stato studiato l'isomero S, e lei disse no, voglio che studiate anche l'isomero S. Allora, quello che fa danni, e danni grossi, l'isomero per danni grossi si intende teratogenicità, cioè nascita di bambini senza gambe e senza braccia, è l'isomero S. E uno potrebbe pensare, ma che c'entra, se io do l'isomero R, che cosa succede? Succede che il nostro corpo è tranquillamente in grado di prendere l'isomero R e prima ancora di digerirlo, isomerizzarlo nell'isomero S, che poi va in giro a far danni. Quindi, e questa cosa è comune a molte molecole biologicamente attive. La stessa cosa succede quando noi mangiamo dello zucchero. Lo zucchero comune, quello che si trova nello zucchero, il saccarosio, è dato dall'unione di una molecola di glucosio e una molecola di fruttosio, che hanno conformazione opposta. Per poter sfruttare il fruttosio, noi prima dobbiamo invertirlo con un procedimento biochimico, portarlo a glucosio, dopodiché lo possiamo usare come energia. Altrimenti mangiare il miele e mangiare la carta ci darebbe esattamente lo stesso quantitativo di energia, che sarebbe bellissimo perché non ingrasseremo, ma avrebbe sicuramente degli altri effetti da qualche parte. Allora, questo concetto di simmetria è molto utile, primo perché permette di capire molte cose di una molecola, non solo a livello di interazione biologica, ma anche proprio a livello di descrizione. Sapere quanti elementi di simmetria ha una molecola ci permette di descrivere in modo coerente i suoi movimenti. Mettiamo che io faccia questo gesto qua, indico qualcosa. Come potrei fare per descrivere in termini computazionali, in termini semplici, questo gesto? Potrei suddividerlo in vari gesti elementari. Potrei dire: guarda, per indicare io faccio questo,
chiudo tutte le mie dita, quindi riduco la distanza fra la punta delle mie dita e il centro della mia mano il più possibile. Poi alzo il dito indice, quindi solo per il dito indice, solo per uno dei cinque rami della mia mano, aumento di nuovo questa distanza fino al massimo possibile, dopodiché ruoto la mia mano di 90 gradi in questa direzione, ho indicato. Ecco, la stessa cosa si fa in termini molecolari. Per capire come reagisce una molecola, per capire in che modo due molecole si avvicinano l'una all'altra, oppure come una molecola si scinde, oppure in che modo una molecola prende una forma diversa quando, che so, come sostrato si attacca a un enzima, per capire come si muove un enzima, una delle cose fondamentali di un enzima è appunto il movimento, sapere in che modo questa specie di mega fisarmonica molecolare si muove, che note emette, è necessario suddividerla in tante piccole vite, in tanti piccoli moti elementari, e comporre poi questi moti elementari a dare un moto complesso. Ecco, quanti sono i moti elementari che dobbiamo cercare? In prima approssimazione sappiamo che non possono essere più del numero degli atomi che compone quella molecola, ma se abbiamo una molecola come un enzima che è composta da varie decine di migliaia di atomi, parliamone. Magari c'è un modo più furbo il modo più furbo è appunto quello di andare a guardare la simmetria, le simmetrie della molecola in questione, perché il numero di elementi di simmetria che ha una molecola ci dice quali sono i moti di questa molecola che sono effettivamente attivi, quelli che contano, quali sono i moti che si possono comporre fra loro per dare un moto che non è banale. Tutto questo lo possiamo fare matematicamente guardando quelli che sono gli elementi di simmetria della molecola. Quindi, usando la simmetria, risparmiamo una montagna di lavoro. Cioè, alcuni problemi che sarebbero intrattabili se noi non considerassimo la simmetria diventano banali semplicemente considerando quali sono gli elementi di simmetria di una molecola o di un aggregato molecolare. Tutto questo perché ancora una volta la chimica, quella che noi chiamiamo chimica, non è nient'altro se non un linguaggio, è un modo di descrivere la maniera in cui la materia intorno a noi si trasforma, cambia, trasmigra da una parte all'altra, diventa più calda o più fredda, cambia colore, esplode. È un linguaggio. Questo linguaggio è fatto di atomi, di molecole, di macromolecole come la gomma, e di modi in cui queste molecole si possono muovere. Una delle cose che appunto si ignorano di solito è che le molecole non sono fisse. Se voi prendete per esempio appunto una molecola come quella che abbiamo appena visto, il tiomersal, sembrerebbe di poterla immaginare come un insieme di pallini infilzati da degli stecchini. No, non è così. Quella molecola dovete immaginarvela come una specie di piccola medusa, esattamente, una specie di piccola mano molecolare che vibra in continuazione. Quella che noi avvertiamo continuamente come temperatura sulla nostra pelle non è altro se non l'effetto di vibrazioni, di piccole vibrazioni che permeano l'aria intorno a noi e si trasmettono al nostro corpo attraverso la nostra pelle. Quindi riuscire a descrivere il mondo che abbiamo in termini appunto di atomi, di molecole, di energia, di temperatura è un modo molto 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 compatto di descrivere la realtà. È un modo che è incompleto. La chimica, cioè gli atomi e le molecole, non possiamo descrivere quello che succede sul Sole, abbiamo bisogno di andare più in là, non possiamo considerare gli atomi come immutabili ed eterni, non possiamo considerare i nuclei come fissi e immobili, dobbiamo cambiare gerarchia, però per quella che è la nostra vita di tutti i giorni, una vita che si svolge fra diciamo gli 0 e i 30 gradi di temperatura più o meno e che si svolge con energie che sono le energie a nostra disposizione, la chimica è in grado di descrivere la stragrande maggioranza dei fenomeni che ci circondano. Detto questo, però, io non
non vorrei e non ho l'intenzione appunto di né di tediarvi, di annoiarvi, né di parlare di cose che magari non vi interessano, né di esaurire il libro, perché altrimenti poi magari le persone non lo comprano, questo sarebbe molto molto brutto. Però credo che ognuno di noi abbia qualche curiosità rispetto al mondo chimico, per cui a questo punto io, se volete, mi chiederei, mi zitterei e mi affiderei a voi. Se ci sono domande, curiosità, cose che vi sono venute in mente o che avevate già in mente, o che io sono qui. L'unico limite che ho è che alle 19.45 ho un treno. Detto questo, siamo qua. Io ne avrei due. Una è le scoperte più grandi della chimica ultimamente, e due invece le domande oggi più grandi ancora della chimica. Allora, le scoperte più grandi della chimica ultimamente sono, secondo me, le scoperte legate alla, diciamo così, espressione genetica, cioè il fatto che sì, sono due principalmente. Il primo è biochimico, cioè il fatto che il nostro codice genetico è un qualcosa che si esprime attraverso reazioni chimiche, e che questo codice può essere in qualche modo silenziato, inibito da reazioni chimiche. Cioè il DNA, il codice genetico, è un libro di ricette, e le pagine di questo libro di ricette si possono rovinare o riparare da sole attraverso procedimenti chimici. Per cui l'ambiente in cui viviamo determina la funzionalità, la capacità di esprimersi del nostro DNA, almeno quanto il nostro DNA. Se noi abbiamo un bellissimo libro scritto in cinese e non sappiamo il cinese, noi di quel bellissimo libro non ce ne facciamo niente. Per cui, diciamo, secondo me, la gran parte delle scoperte chimiche degli ultimi anni sono scoperte di biochimica, scoperte appunto di genetica e di epigenetica, di come diciamo, quel libro di istruzione che è il DNA si traduce poi in proteine, in funzionalità o in malattie del nostro corpo. L'altra grande scoperta della chimica, secondo me, degli ultimi anni è una scoperta teorica, il cosiddetto teorema di fluttuazione. È molto semplice, è il motivo per cui è un teorema che fondamentalmente fa diventare teorema, quindi verità matematica consolidata e non più abitudine, il secondo principio della termodinamica, cioè il fatto che l'entropia dell'universo aumenta. Finora il secondo principio della termodinamica, fino a circa il 2000, era considerato come e capito semplicemente in termini di direzione, cioè se lascio cadere una palla al suolo, questa rimbalza e si ferma. Nessuno ha mai visto una palla dal pavimento cominciare a rimbalzare da sola sempre più veloce, e nessuno ha mai visto in una stanza a temperatura omogenea una parte della stanza diventare molto 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 fredda mentre l'altra parte diventa molto 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 calda. Tutto questo non è impossibile, è solo molto improbabile. Ecco, il teorema di fluttuazione per la prima volta ha permesso di quantificare quanto è improbabile che questo succeda, e quindi qual è il limite ultimo delle macchine che possiamo fabbricare per trarre energia. Cioè è noto che si può fabbricare energia facendo macchine che hanno questa dimensione, fabbricare, si può, diciamo, trasformare, l'energia non si fabbrica, trasformare energia da, diciamo, parte dell'energia da incoerente può essere trasformata in coerente, si può trasformare il lavoro, il calore, usando macchine macroscopiche. Si sa che è molto difficile farlo usando macchine microscopiche, molecolari. Il problema è quanto microscopiche, quanto molecolari, quanto più in basso posso spingermi nel fabbricare oggetti piccoli. E molto probabilmente, questa è una mia inferenza, molto probabilmente la dimensione delle cellule degli animali è legata strettamente a questo principio, cioè che oltre una certa dimensione
più piccolo di una certa dimensione non si può fabbricare un oggetto che sia in grado di trasformare energia calore in energia coerente, in modo sfruttabile, in modo efficace. Quelle che saranno le grandi scoperte presumibilmente saranno negli stessi campi, però c'è un però, presumibilmente quindi nel campo dell'energia, della trasformazione dell'energia, nel campo della medicina e della biochimica, però c'è un però, il però è sempre va scolpito. Non chiedere mai a un esperto quali sono gli sviluppi futuri del suo campo, perché ti parlerà sempre di quelli che saranno gli sviluppi secondo lui. Lord Kelvin a fine 800 diceva: è impossibile che l'uomo voli su una macchina di sua invenzione. Einstein non credeva alla meccanica quantistica e sosteneva che fosse sbagliata. Il mondo è pieno di previsioni fatte dagli esperti. Quali sono le maggiori domande aperte? Le maggiori domande aperte sono principalmente queste, secondo me. Qual è il limite più basso oltre il quale possiamo spingerci per fabbricare, per trasformare coerentemente il calore in energia? Qual è il limite più alto oltre il quale possiamo usare per fabbricare molecole? In questo momento le molecole più grosse che esistano sono i cosiddetti polietileni ad altissima densità, oggetti che hanno miliardi e miliardi di unità ripetenti e che cambiano per questo le loro proprietà meccaniche. Per dare un'idea, il polietilene normale, quello è la plastica nella quale avvolgiamo i libri o i CD. Il polietilene ad altissima densità è un oggetto con il quale si fanno le corde dei paracadute, e un filamento di UHMVPE, di polietilene a densità ultra alta, grosso come un capello, è in grado di reggere un essere umano. Quindi, sono oggetti robustini. Un libro avvolto in questo tipo di polietilene ci causerebbe dei problemi non da poco, ecco, altro che forbici, dovremmo andarci con l'esplosivo per aprire il libro, e forse non basterebbe. Però che sono tutti problemi, secondo me, legati alla dimensione. È anche vero però che tante nuove richieste nascono da nuovi problemi. Per esempio, in questo momento molta parte della ricerca di base è orientata alla resistenza di un essere vivente nello spazio, per cui una domanda aperta nel prossimo futuro potrebbe essere: si possono pensare computer che sono in grado di funzionare con un carburante diverso dalla corrente elettrica? Per esempio, esistono modi di computare, di fare calcoli che sono diversi da quello in chip e in bit che abbiamo oggi? Si possono pensare calcolatori che siano solo chimici? Questa è una domanda aperta. Ci sono persone che con il DNA, per esempio Seth Lloyd, con il DNA ha risolto compiti, problemi molto complessi di topologia. C'è un gruppo di ricercatori giapponesi che fa calcoli molto complicati, questi si trovano anche questi su internet, usando il fango, un tipo particolare di fango, e la dinamica che questo fango assume in determinate circostanze. Alcuni fanno conti con i batteri. Ecco, una delle domande aperte è se tutto quello che noi abbiamo in termini di chimica non sia riducibile all'informazione, cioè se sia possibile ridurre sempre di più quella che è la natura di quello che noi abbiamo, fino ad arrivare a una serie di singole domande alla quale si può rispondere solo sì o no. John Wheeler, che è stato un grandissimo fisico che è morto da poco tempo, aveva le sue cinque domande veramente importanti, e la domanda più importante era it for bit, cioè la materia viene fuori dall'informazione? Si può pensare alla materia solo in termini di
esiste o non esiste, di sì o no a domande e risposte precise. Ecco, una volta che saremo arrivati a questo tipo di conoscenza, si può dire che avremmo terminato la conoscenza verso il basso, cioè che abbiamo i mattoni costitutivi più elementari possibili, quelli ai quali si può rispondere sì o no e basta. La strada è molto 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 lunga, però la direzione è più o meno questa. Presente. Una certa risonanza al rapporto con la bellezza e con la simmetria, cioè i cristalli, eccetera. Questo... Beh sì, allora, un oggetto anche a livello... Sì, un attimo, sì. Sono un tutore, quindi, uh-huh. E poi trovi, quindi, il Rinascimento, cioè tutto ciò che la storia dell'arte viene fuori come bellezza permanente nello spazio e nel tempo, è molto legato alla questione della simmetria. Il suo contrasto, l'altare, diciamo, pensa all'arte americana alla fine della Seconda Guerra Mondiale, in cui si era creata, no, questi imperi che creavano non la bellezza, però anzi era molto brutta dal punto di vista estetico, però la simmetria, no, viene azzerata e nasce Pollock. Sì. E fino a, insomma, al mio più grande, che è quello che fa solo colore. Malevich, no, Albertson. Albertson, i quadri monocolori. Monocromatici, no, allora. Sì, dovevi dire che era più importante il fenomeno emotivo. No, allora, e dunque, vabbè, bellezza e simmetria per l'essere umano sono molto spesso legati. E sono però, diciamo che noi vediamo bello un oggetto, molto spesso un oggetto che ha un certo grado di simmetria, e questo grado di simmetria chiaramente è in qualche modo, secondo me, riferito al fatto che più un oggetto è simmetrico, meno fatica devono fare i nostri neuroni per ricostruirlo. Cioè, se io vedo la sua faccia, appunto, la sua faccia è più o meno simmetrica, quindi questo significa che il mio cervello può fare molta meno fatica. Quindi se lei pensa a un quadro monocromo, effettivamente, da un mio punto di vista, la percezione di una piccola porzione di spazio mi dà una grande quantità di informazione su com'è quel quadro. Quindi è un qualcosa che, interpretato in questo modo, è bello in quanto posso ricostruirlo sulla base di una piccola parcella di spazio. Lo stesso, se ci pensa, capita a Jackson Pollock. Se io penso a un Pollock e penso a queste linee sulla tela che si intrecciano, beh, magari non sono in grado di ricostruire il quadro nella sua interezza, però se guardo un ottavo del quadro di Pollock e poi guardo quello in basso a sinistra, è improbabile che nel quadro in alto a destra ci sia una donna nuda che annusa un fiore. Molto probabilmente ci sono delle linee che si intersecano. Ecco, molto spesso questo, appunto, questa simmetria, il nostro cervello, secondo me, la coglie come quantità di informazione necessaria per ricostruire lo spazio che mi manca. Allora, in certi casi questa simmetria è molto complessa. Se lei pensa per esempio a Piero della Francesca, alla Flagellazione, questo tipo di simmetria è presente, è molto, il quadro è, diciamo, ha una simmetria, però è una simmetria che è molto difficile da vedere, da capire. È un quadro che va guardato per molto tempo prima di capire, prima di rimetterlo a posto nello spazio. Avvertiamo la correttezza del quadro. Al tempo stesso, appunto, abbiamo bisogno di fare ricorso a delle facoltà abbastanza alte per metterlo a posto. Tutto questo, secondo me, va in accordo col fatto che preferiamo molto spesso quelle che sono le simmetrie semplici.
composizioni che però non devono avere, non devono essere simmetrie totali, quasi mai. Si pensa alla nascita di Venere del Botticelli, nella composizione è simmetrico, ma nei dettagli non lo è. La Venere ha un certo angolo, le due figure a destra e a sinistra non sono speculari. Vediamo una simmetria di fondo e una dissimmetria nei particolari. No, ma si vede al centro e c'è la conchiglia sotto. Sì, però dico, Venere non è messa, diciamo, tipo uomo vitruviano, no? È dinamico. Esattamente. L'altra cosa molto bella della simmetria è che, appunto, quando noi vediamo una rottura di simmetria, vediamo una dinamica. Lei pensi, per esempio, c'è un pittore che sta facendo molto successo, secondo me meritatamente, negli ultimi anni, che è Jack Vetriano, che ha, se avete presente, un tipo Singing Butler, o sono molto spesso figure danzanti sulla spiaggia, con queste figure che danzano con dei camerieri che reggono loro gli ombrelli. In uno di questi quadri, che si intitola appunto Singing Butler, ci sono una donna e un uomo che danzano. E se guardiamo questo quadro dà un'idea di dinamica che è veramente percettibile. Sembra che queste due figure si muovano, ma vi assicuro che stanno ferme. Se andiamo un attimo a vedere come figure, a misurarle, vediamo una cosa strana. Il braccio della donna, dalla spalla al gomito, è lungo circa due volte la lunghezza dal gomito alla mano. Proprio andando, che è assurdo, è insensato, è impossibile, è proprio quello che dà la dinamica. Il fatto che noi vediamo quell'oggetto con due lunghezze incoerenti e il nostro cervello ci dice occhio, non è possibile, vuol dire che si sta muovendo in prospettiva, tu vedi prima lungo e poi corto, esattamente sta ruotando. Lungo, corto, il nostro corpo, il nostro cervello lo identifica come ruota. Quindi, quando appunto ci sono quadri come quelli di Pollock, secondo me sono molto efficaci, sono belli da guardare, perché hanno insieme una simmetria, tanta informazione in poco spazio, e una rottura di simmetria. Queste linee che curvano, che si intersecano e che vanno a creare altre figure, vanno in qualche modo riempite. Un quadro di Pollock come lo vedo io, un quadro di Pollock diverso da come lo vede lei, perché io ci vedo qualcosa, lei sicuramente ci vede qualcos'altro, però tutto questo accade sulla base del fatto che Pollock crea un qualcosa che si basa sia sulla ricchezza di informazione sia sulla rottura di questa simmetria. Secondo me, le dico secondo me perché a mio avviso, se Pollock non fosse un grande artista, ma fosse solo uno che ha buttato della tela, dei colori a caso sulla tela, oggi è il 2017, non ne parleremo ancora, l'avremmo già derubricato dal lungo tempo. Il fatto che ancora oggi le persone guardino il quadro di Pollock è un grosso indizio del fatto che probabilmente a livello sensoriale questi quadri ci dicono qualcosa. Questa è la mia opinione. Grazie. Questo è sempre un... Domanda a ruota libera. Sì. Per risposta a ruota libera. Io voglio. Mi è venuto in mente perché tutte le cose che hai detto all'inizio, la quantità, la qualità, l'utilizzo di cose come la simmetria, come linee, si potevano dire tali e quali per la fisica, ivi compreso il titolo del libro. Assolutamente. Allora, al di là del fatto che poi quando uno pensa fisica, ma questo non mi interessa perché quello ovviamente non riguarda i chimici, uno pensa o ai buchi neri o ai quark, diciamo i buchi neri e i quark. Parliamo della fisica della materia. Sì, delle basse energie. Siamo là. Sì. Allora, proprio così, a ruota libera, se dovessi, ammesso che abbia senso farlo, tracciare allora una linea di demarcazione tra fisica e chimica, quando, cioè cosa guarda un chimico, lo ha raccontato lì, cosa guarda di diverso un fisico quando guarda un aggregato di molecole, non i quark o i buchi neri? Ammesso che questa domanda poi, al di là delle partizioni accademiche, abbia un senso conoscitivo serio? Io sono un chimico fisico, quindi io vivo proprio in quella striscia larghissima che è appunto, non è una linea, è una striscia fatta con una pennellessa, perché
quando appunto si parla di fisica delle basse energie, di fisica della materia, per esempio di come di come raffreddando un silicato si ottenga un vetro, beh, ecco, diciamo che la differenza, l'unica differenza fra il chimico e il fisico qui è fondamentalmente il fatto che un chimico si interessa maggiormente a come cambiano le parole del suo dizionario, cioè come una molecola può reagire con un'altra molecola per formare una molecola differente, mentre invece il fisico è più interessato alla dinamica, come quella molecola si muove nello spazio e nel tempo per dare le caratteristiche macroscopiche del materiale che tocca. Però è un, più che una linea, è una grossa area di sovrapposizione, perché non si può, diciamo, comprendere la chimica sotto una certa dimensione senza fare ricorso alla fisica, non si può, semplicemente è scorretto, e non è conveniente oltre una certa dimensione cercare di interpretare la fisica di un sistema senza tenere conto della sua natura chimica. Uno potrebbe farlo, ma ci metterebbe molto 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 tempo. Cioè, intendo questo, mettiamo che io voglia stabilire come si muovono i protoni in una molecola d'acqua, non lo posso fare senza la meccanica quantistica, sbaglierei, cioè, se, quindi devo usare per forza un certo tipo di trattamento matematico. Al tempo stesso, mettiamo che io voglia descrivere un cristallo liquido. Il cristallo liquido non è altro se non un oggetto fatto da tante molecole che hanno molecole aromatiche, quindi molecole planari, che si dispongono in maniera parallela fra loro, pur restando liquide. È un po', immaginatevi una fila di automobili, ok? La direzione, l'orientazione di queste molecole è la stessa, però si muovono, non restano fisse come in un solido. Allora, se fossi un fisico avrei bisogno di immaginarmi precisamente la posizione di ognuno degli atomi nello spazio e nel tempo. Da chimico posso dire, beh, se al posto di ognuna di queste molecole, identifico ognuna di queste come molecole, quindi non guardo il carbonio di questa molecola e il carbonio di un'altra molecola, diciamo, guardo come enti distinti questi dischetti, non guardo come enti distinti gli atomi che formano questi dischetti, o allora posso far finta che questi atomi siano, che queste molecole siano piattini che si muovono secondo leggi fisiche molto semplici, e qui rientra il fisico che ti dice, ok, adesso ti dico io come si muovono questi piattini, perché tu da chimico non lo sai. È un'interazione continua, diciamo che la chimica è la fisica di oggetti che sono più grossi di un atomo, molto molto brutalmente e molto volgarmente. In questo tipo particolare di fisica ci sono delle convenzioni, ci sono delle regole grammaticali usuali che si possono capire e applicare pure senza sapere la fisica, però sia chiaro che si tratta di convenzioni, non sono la tavola periodica è un enorme colpo di culo fondamentalmente che è stato avuto da due chimici contemporaneamente a metà dell'Ottocento. È una regolarità, non è una regola, non è una formula matematica. Quindi la chimica da questo punto di vista è molto più rozza, molto più a grana grossa, aiuta questa rozzezza, questa grana grossa aiuta a ragionare con velocità in determinate situazioni. Secondo me la risposta più corretta che le posso dare è questa, però in un certo range di fenomeni non c'è veramente distinzione. La dinamica di protoni ed elettroni è sia fisica che chimica, più fisica che chimica. E poi sono cresciuto proprio in quella zona lì, quindi... Se non ci sono altre domande, curiosità o insulti, io vi ringrazio per la vostra attenzione e grazie a Scaggi per l'invito. Buona giornata.